Lasciamo di prima mattina l'albergo Reichmann e torniamo al ponte di Porta Romana, da dove percorriamo il naviglio di Santa Sofia, che, come i successivi tratti della cerchia, non sarà al centro dello sguardo degli artisti. L'unico dipinto che troviamo è un acquerello del solito Arturo Ferrari, che ritrae le sciostre che costeggiavano il canale con le vecchie case di ringhiera. Da Porta Romana arriviamo al ponte di San Celso, da dove raggiungiamo la cinquecentesca chiesa di Santa Maria dei Miracoli, che visiteremo in compagnia di alcuni artisti, tra cui Giovanni Migliara, che ci mostra l'atrio porticato con il gradevole contrasto tra il marmo bianco degli esterni ed il rosso terracotta degli interni. Siamo nel 1815 e tre anni dopo la chiesa romanica di San Celso, che si trovava al suo fianco, verrà accorciata di tre campate. In alto a destra si intravedono delle impalcature, forse i primi cantieri per la demolizione. In questo dipinto di Luigi Bartezzago vediamo le due chiese affiancate, viste dalla zona absidale con il grande campanile romanico in comune, ancora circondate da prati e ortaglie. Ci accompagna all'interno di Santa Maria dei Miracoli Luigi Bisi, che dipinge con la consueta precisione e perizia la navata centrale ed il presbiterio illuminati dai caldi raggi del sole di un tardo pomeriggio, con gli ultimi pellegrini che si aggirano nel santuario. Qualche decina d'anni dopo, anche Angelo Morbelli dipinge l'interno della chiesa, che dopo l'abbattimento di tre campate della vicina San Celso è finalmente illuminata dal sole, luce nelle tenebre per i credenti inginocchiati sulle panche. Usciamo e percorriamo il corso di San Celso fino ad incontrare altre due chiese affiancate, Santa Eufemia e San Paolo Converso. Questo splendido dipinto è di Bernardo Bellotto, probabilmente il più grande vedutista mai vissuto. A sinistra vediamo il muro del convento di Santa Maria Maddalena, mentre a destra la chiesa di San Paolo Converso appare ancora preceduta da un cortile. Sullo sfondo il campanile di San Nazaro in Brolo ed il mausoleo Trivulzio. Lo stesso soggetto è illustrato qualche decina d'anni dopo da Giovanni Migliara. Il campanile appare modificato nella cella campanaria e mostra un orologio con quadrante, mentre le mura del cortile della chiesa di San Paolo Converso, con la soppressione del convento, sono state abbattute. Ancora qualche decennio ed un altro artista, Luigi Premazzi, dipinge questo scorcio. Il convento delle Agostiniane è stato sostituito da un palazzo signorile e al centro della piazza un prete sotto un baldacchino guida una processione. Torniamo sulla cerchia dei Navigli e percorriamo la via Molino delle Armi, qui raffigurata con rapide pennellate ad olio da Arturo Ferrari. E all'altezza del Ponte delle Pioppette facciamo una breve passeggiata in Via della Chiusa, dove sempre Arturo Ferrari realizza questo acquerello di San Michele alla Chiusa, una chiesa oggi scomparsa. Tornando indietro ci incamminiamo sull'altro lato del Naviglio, dove Giannino Grossi dipinge un angolo del vecchio monastero delle Vergini alla Vettabbia, ormai utilizzato come spazio per manifatture e deposito. La cella campanaria, come il colonnato del cortile, sono stati chiusi. Tornati in via Molino delle Armi, troviamo sotto il ponte di Porta Ticinese il pittore Carlo Savorgnani, intento a dipingere questa vecchia sciostra, e sullo sfondo il ponte delle Pioppette, che si specchia nelle acque del canale. Giunti davanti a Porta Ticinese incontriamo Pompeo Calvi, che ci mostra la porta prima dei restauri, spaziando il suo sguardo lungo tutto il Naviglio della Vittoria, con le sue sciostre e le umili case. Una vista confermata nei suoi particolari anche da questo quadro di un pittore anonimo, anche se attribuito ad Inganni, dove vediamo la vecchia porta circondata da povere case, con le latrine sui balconi. Da notare come le sculture sopra l'arco, attribuite a Giovanni di Balduccio, fossero colorate. Oltrepassiamo la porta assieme a Giovanni Migliara, che ci fa rivivere lo spettacolo delle colonne di San Lorenzo quando le vecchie case che si affacciavano sulla basilica erano ancora in piedi. L'edicola votiva aveva un baldacchino ed era protetta anche da due anti in legno.
In questo quadro Angelo Inganni riprende lo scorcio dalla parte opposta, con la porta come appariva prima dei restauri del 1861, voluti da Camillo Boito. Tutte le costruzioni che vi si addossavano vennero demolite e per risolvere il problema della viabilità vennero aperti due passaggi carrabili che vediamo in questo dipinto di Mose Bianchi, ancora in una Milano invernale, con i passanti intabarrati che all'ombra delle antiche colonne affrettano il passo per tornare a casa. Giovanni Migliara ci mostra le colonne viste dall'incrocio tra corso di Porta Ticinese e via Gian Giacomo Mora. Erano strettamente ancorate con dei tiranti di ferro alla cortina di case che ne faceva da sfondo, in mezzo alle quali si apriva l'ingresso per la basilica. Lo stesso scorcio è ripreso da Arturo Ferrari. La presenza dei soldati fa risalire il dipinto all'epoca del primo conflitto mondiale, poco prima che le case adiacenti alla basilica venissero abbattute. L'edicola che si trovava anche su questo lato delle colonne è oggi scomparsa. Entrando nella basilica con Giovanni Migliara, ci troviamo nel deambulatorio che collega le esedre. Al centro l'ampia aula quadrata illuminata da 8 finestroni che si aprono nella grande cupola progettata da Martino Bassi dopo il crollo di quella originaria nel giugno del 1573. Usciamo dalla basilica e ci rechiamo nella retrostante Piazza Vetra con Giuseppe Elena che ci mostra le povere costruzioni in legno dei conciatori di pelle che usavano per le loro lavorazioni le acque del fiume Vepra che lambiva questo lato della piazza. La situazione appare differente all'epoca del dipinto di Luigi Premazzi, dove vediamo la Vepra utilizzata dalle donne per lavare i panni e le costruzioni dei conciatori sostituite da abitazioni in mattoni. In questo acquerello di Ambrogio Seveso vediamo come anche questo lato della basilica fosse circondato da abitazioni che, con il piano regolatore del 1934, in piena epoca fascista, verranno poi tutte abbattute. Torniamo sui nostri passi e percorriamo il primo tratto del Naviglio della Vittoria, oggi via Edmondo De Amicis, insieme a due dipinti di Carlo Savorgnani. Il primo è una veduta del ponte di Porta Ticinese, dove curiosamente è stata collocata una garitta. Il secondo raffigura una vecchia sciostra che si trovava agli inizi di questo tratto di canale. Il palazzo con le tre rampe di scale in alto a destra è uno dei pochi sopravvissuti dell'intera cerchia. Noi non proseguiamo lungo la cerchia, ma percorriamo corso di Porta Ticinese e raggiungiamo la Basilica di Sant'Eustorgio, dove ci aspetta Luigi Bartezzago, che ne dipinge la facciata come compariva prima dei restauri, con a lato lo stallazzo per i cavalli. In mezzo alla piazza, allora come oggi, la colonna con la statua di San Pietro Martire, con il falcastro conficcato nella testa. Entriamo in chiesa e visitiamo con Arturo Ferrari la Cappella Visconti, un monumento in marmo di Carrara alto più di 8 metri, attribuito a Bodino da Campione, con il sarcofago sormontato da una piramide tronca che sostiene una scultura della Vergine col bambino. Anche Federico Moia dipinge l'interno della basilica, ma prima dei lavori che nel 1874 portarono all'eliminazione di stucchi, capitelli, dipinti ed affreschi posticci, come ad esempio la grossa conchiglia presente nel catino absidale. Usciti dalla basilica andiamo a vedere la Cappella Portinari, insieme a Luigi Bartezzago, che la coglie in una giornata nevosa, anch'essa prima dei restauri, intrapresi, dopo anni di incuria, dal parroco Paolo Rotta nel 1862. Raggiungiamo Porta Ticinese e oltrepassati i dazi arriviamo in Corso San Gottardo, dove ci aspetta Angelo Inganni. Al centro del dipinto l'Arco del Cagnola, costruito nel 1814 sul Ticinello, il canale che raccoglieva le acque che uscivano dalla Darsina, in onore di Napoleone vittorioso a Marengo. Costeggiando la Darsena arriviamo al ponte detto del Trofeo, il monumento voluto dal governatore di Milano, il conte Fuentes, per celebrare la costruzione del nuovo Naviglio Pavese, che in realtà rimarrà incompleta per molto tempo. Sullo sfondo del dipinto, opera di Carlo Canella, il campanile di Sant'Eustorgio e l'arco di Porta Ticinese. Facciamo un salto temporale di parecchi decenni e troviamo altri due artisti che ritraggono la Darsena di Milano.
Giuseppe Omio, che con una perfetta scelta tonale dello sfondo dipinge un freddo tramonto invernale, e Mosè Bianchi, che disegna il ponte dello Scodellino, perché un tempo nelle sue vicinanze era presente un'osteria dove i barcaioli solevano ristorarsi con una scodella di minestra. Dalla Darsena prendiamo la via Vallone, oggi via Conca del Naviglio, dove troviamo Arturo Ferrari, che sta dipingendo la Conca di Varenna. Possiamo notare sul muro, appena sotto la torretta, l'edicola che oggi si trova alla testa di quel che resta della Conca, che riportava l'epigrafe del decreto di Ludovico il Moro, che donava la Conca alla fabbrica del Duomo, garantendo l'esenzione dal dazio alle imbarcazioni che trasportavano i marmi. Continuando lungo via Vallone, incontriamo Carlo Savognani, che sta dipingendo la Torre del Sale, un edificio di origini medievali che venne purtroppo distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ancora qualche decina di metri ed arriviamo al Ponte degli Olocati, che permetteva alle acque della Cerchia dei Navigli di defluire nel Naviglio Vallone. Ce lo mostra in questa sua opera il pittore Rialdo Guizzardi. Eccoci tornati sul Naviglio della Vittoria, grazie a questo dipinto di Angelo Inganni. A destra il Ponte degli Olocati e sullo sfondo la chiesa di Santa Maria della Vittoria, che dava il nome a questo tratto di strada, oggi via Edmondo De Amicis. Arriviamo davanti alla Posterra dei Fabbri, insieme ad un pittore anonimo, che la dipinge prima che fosse demolita, considerata di ostacolo per la mobilità urbana, e quando quel tratto della cerchia non era stato ancora coperto. Oltrepassata la Posterra, arriviamo nell'attuale piazza della Resistenza Partigiana, dove troviamo il pittore Mosè Bianchi, che spesso con il suo cavalletto è intento a dipingere con rapidi schizzi e mano sicura questa zona della città. Il tram a cavalli sta arrivando dalla nuova stazione di Porta Genova e per collegarla con il centro cittadino si è dovuto aprire un varco fra le case e costruire un ponte provvisorio in legno sul Naviglio. Il pittore dipingerà spesso questo percorso che da Porta Genova, oggi Piazzale General Cantore, passava per via San Simone, poi diventata via Cesare Correnti, per giungere fino al Carrobbio, disegnato con i caratteristici effetti atmosferici e la tecnica spigliata, con un effetto impressionistico che spesso rende difficile riconoscere i luoghi, spesso ritratti al crepuscolo o di sera, in giornate piovose. Curiosamente, l'artista dipinse questa visione del Carrobbio in modo speculare, visto che la visione corretta è questa. Ne abbiamo conferma anche da questo semplice acquerello di Arturo Ferrari, che dipinge la stessa vista. Dal Carrobbio prendiamo via del Torchio e poi via Lanzone, dove Carlo Canella ci mostra la chiesa di San Bernardino alle Monache, durante una cerimonia religiosa, forse in onore dei defunti. In realtà, ai tempi dell'artista, il convento era già stato soppresso, quindi, come per la chiesa di Santa Maria della Pace, quella del pittore è solo una ricostruzione. Percorriamo via Lanzone per recarci alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove nel lato di Ansperto ci aspetta Giovanni Migliara, che realizza questi due bei dipinti. Il campanile, donato ai canonici nel 1128 dal vescovo Anselmo da Posterla, appare ancora incompleto. Verrà terminato solo nel 1800 su progetto di Gaetano Landriani. Da notare sopra il portico un curioso abbaino poi eliminato. Anche il pittore Guglielmo Stella dipinge lo stesso soggetto con una grande precisione nei dettagli, compresa la scacchiera di 49 caselle sotto il campanile dei monaci. Entriamo dal portone centrale attraverso un ingresso in legno in compagnia di un altro artista, Richard Parks Bonington, un pittore inglese morto giovanissimo. Grazie a questi suoi due lavori, un olio ed un acquerello, vediamo l'interno della chiesa, dopo i restauri seicenteschi, opera di Pellegrino Tibaldi, su commissione di Federico Borromeo.
sul lato opposto a Lambone si trovava un grande organo ed il coro appariva oscurato all'altezza del ciborio. Il coro è il soggetto di questi due dipinti di Luigi Bisi, dove possiamo vedere come degli angeli nascondessero le trombe coniche della cupola, che allora era decorata a cassettoni e aveva una lanterna. I mosaici del catino absidale e i bellissimi stalli in legno del coro verranno poi irrimediabilmente compromessi dai bombardamenti, mentre il ciborio non venne fortunatamente danneggiato. Usciamo dalla basilica insieme a Michele Cascella, che ci mostra il campanile dei canonici finalmente completato, e ci avviciniamo alla colonna del diavolo con il pittore Paolo Sala. I due buchi alla sua base sono, secondo la leggenda, un passaggio per l'inferno, avendoli creati Satana stesso con le sue corna. Camminando per qualche minuto raggiungiamo il monastero di Sant'Ambrogio. All'epoca dei dipinti di questi due artisti, Giannino Grossi e Lorenzo Valentino Butti, il convento, dopo le soppressioni di fine Settecento, era diventato prima una caserma e poi sede dell'ospedale militare. Dal 1932 la struttura è diventata la sede dell'Università Cattolica. Raggiungiamo la Pustera di Sant'Ambrogio, qui raffigurata da un artista anonimo che in modo un po' naif dipinge l'ultimo tratto del Naviglio della Vittoria, che, dopo il ponte di San Vittore, diventava il Naviglio di San Girolamo. Anche l'opera di Giuseppe Canella dà della Pustella di Sant'Ambrogio e di questo tratto del canale, poco frequentato dagli artisti, un'immagine molto approssimata e poco realistica. Non va meglio per quanto riguarda il Naviglio di San Girolamo, del quale abbiamo solo due vedute, una di Arturo Ferrari, che dipinge le sciostre all'altezza di Porta Magenta, l'altra di Achille Beltrame, che in questo suo bel dipinto raffigura il ponte di Porta Magenta e sullo sfondo la ghirlanda del castello Sforzesco con la torretta costruita dagli austriaci dopo i moti del 1848. Da Porta Magenta raggiungiamo la chiesa di Santa Maria delle Grazie per ammirarne la tribuna bramantesca assieme a due pittori, Agostino Caironi e Luigi Bartezzago. Via Caradosso non era stata ancora aperta e nel dipinto di Caironi al suo posto compare un piccolo edificio con la bottega di un prestinaio. Bartezzago decide di dipingere la chiesa in una giornata nevosa. Possiamo notare come in entrambi i dipinti compare una piccola casetta addossata alla tribuna che verrà con restauri ottocenteschi abbattuta. Per ammirare meglio l'imponenza dell'opera bramantesca, raggiungiamo i bastioni e li percorriamo in direzione del castello, in compagnia di un pittore anonimo e di Pio San Quirico. Questa zona della città era ancora verde e Santa Maria delle Grazie appariva quasi una chiesa di campagna. Poco distante il Parco Ducale, il parco creato per desiderio di Gian Galeazzo Visconti alla fine del XIV secolo, che si estendeva a nord del castello. Venne cintato e popolato di selvaggina per volere di Francesco Sforza, grande appassionato di caccia. Lo dipinge così Felice Donghi, un bosco lussureggiante con laghetti e ruscelli e sullo sfondo in lontananza la tribuna bramantesca di Santa Maria delle Grazie. Tornando indietro ripercorriamo Corso Magenta e, superata la cerchia dei Navigli, visitiamo la chiesa di San Maurizio, riprodotta assieme a Palazzo Litta in quest'acqueforte di Luigi Kerbuin, quando via Bernardino Luini non era stata ancora aperta. La chiesa, come tutte quelle dei conventi, era divisa in due parti, quella pubblica e quella claustrale, riservata alle monache, che curiosamente è l'unica raffigurata in questi dipinti. Il primo, di autore ignoto, mostra il grande organo opera di Giacomo Antegnati, artigiano bresciano residente in città, mentre il secondo, dipinto da Angelo Lorenzoli, ci mostra il coro ligneo della prima metà del Cinquecento, attribuito al Dolcebuono. Di grande qualità è l'opera di Luigi Bisi, che dipinge una vista centrale della chiesa claustrale, con le sue ricche decorazioni e gli affreschi illuminati dal sole. Prima di andarcene ammiriamo, grazie a Giovanni Migliara, come appariva il chiostro del Monastero Maggiore, prima che nel 1871 venisse aperta via Bernardino Luini, che portò alla sua demolizione,
a quella della doppia sacrestia che faceva da collegamento fra le due aule della chiesa e del piccolo campanile. Grazie al dipinto di questo pittore anonimo possiamo vedere anche il piccolo chiostro che si trovava all'esterno delle mura romane. Stranamente sullo sfondo l'artista ha disegnato l'antica torre trasformata in campanile in modo inesatto, mentre è stato molto preciso nel dipingere la lastra in pietra con il guerriero murata sulla parete di fondo. Ci allontaniamo e passando davanti alla chiesa di Santa Maria alla Porta incontriamo Giannino Grossi, autore di questo notturno che ritrae i fedeli che si avviano per l'Ave Maria della sera. Da via Santa Maria alla Porta arriviamo in via San Giovanni sul Muro per poi giungere finalmente al Castello Sforzesco, dove ci aspetta il maestro Bernardo Bellotto con la sua seconda delle tre vedute milanesi. La fortezza ospita ancora le guarnigioni austriache e il pittore dipinge con la consueta maestria i bastioni e le casematte con sullo sfondo l'inconfondibile sagoma del Monte Rosa. Viaggiando nel tempo arriviamo nel 1849, quando Virginia Pellegrini realizza questo modesto dipinto, importante storicamente perché mostra il castello quando gli austriaci, rientrati a Milano, vollero abbattere, per meglio difenderla, tutti gli alberi intorno alla fortificazione. Dal castello viaggiamo ancora nel tempo e arriviamo nel 1888 per inoltrarci comodamente nel centro cittadino, percorrendo la via Dante ed arrivare in piazza Cordusio, dove ci aspetta Giovanni Galeazzi che dipinge la nuova piazza ellittica. La vecchia piazza ce la mostra Luigi Rossi con i suoi alti palazzoni di edilizia modesta, qui ripresi probabilmente da via Bocchetto. Percorrendo il vicolo dei Fustagnari e via Santa Margherita arriviamo al Teatro alla Scala con un capolavoro di Angelo Inganni. L'isolato che separava il teatro da Palazzo Marino non è stato ancora abbattuto per realizzare la nuova piazza e un'enigmatica figura femminile si affaccia da una finestra, quasi fosse salita in piedi su una sedia per farsi vedere meglio. Lungo il primo tratto di una nebbiosa via Manzoni, Arnaldo Ferraguti dipinge questo giovanissimo lavoratore che trasporta una cesta sotto lo sguardo materno di una donna e dietro la carrozza si intravede la sagoma del teatro. Anche Michelangelo Fumagalli dipinge via Manzoni, ritratta in una fredda notte invernale, sotto una grande nevicata, con gli spalatori che coi loro carretti tentano di ripulire la strada. Da qui raggiungiamo la vicina San Fedele insieme a Luigi Premazzi che, con grande attenzione al dettaglio, dipinge le sculture del timpano e delle nicchie di un colore più chiaro, visto che erano state collocate in facciata dall'architetto Pestagalli solo nel 1835. A sinistra la facciata di Palazzo Marino, mentre sulla destra si intravedono le colonne della Casa Professa dei Gesuiti, dal 1859 Palazzo della Questura. Prendiamo il vicolo accanto alla chiesa fino a giungere presso Palazzo Leoni Calchi, la casa degli Omenoni, dagli otto telamoni della facciata, scolpiti dallo scultore Antonio Abbondio. Il dipinto notturno è di Rodolfo Paoletti. Si è messo a nevicare e percorse le vie Verri e Monte Napoleone, arriviamo in San Babila e viaggiando nel tempo partecipiamo alla veglia di Natale nella chiesa di San Babila, assieme a questo pittore sconosciuto. Alcuni uomini spazzano la neve per permettere ai fedeli di entrare. Di fronte il caffè delle colonne è ancora aperto e aspetta tutti per una bevanda calda. Lo stesso luogo è dipinto da Luigi Premazzi con diversa perizia e precisione. Da notare anche qui l'insegna del caffè delle colonne, ai tempi uno dei più conosciuti alla moda della città. La chiesa di San Babila non era stata ancora soggetta ai restauri degli architetti Nava e Bianchi, che tra il 1883 e il 1907 ne cancellarono le modifiche seicentesche, ridisegnandola in un romanico totalmente reinventato. Vediamo la vecchia facciata anche in questo bel disegno di Achille Beltrame. Di fronte alla chiesa la colonna di Porta Orientale, eretta nel 1626, con in cima il leone di pietra proveniente forse dal vecchio protiro di San Babila. Qui ritratta dal pittore dell'Oca Bianca. A sinistra lo spigolo di una delle case veneziane,
costruita nel 1859 in stile veneziano, come auspicio per l'annessione del Veneto all'Italia, ritratte anche in questo acquerello da Giardino Grossi. Sullo sfondo la via Durini, mentre a destra si scorge l'imbocco di Corso Vittorio Emanuele, che percorriamo assieme ad Angelo Inganni, quando, parallela al corso, c'era ancora la chiesa di Santa Maria dei Servi, destinata ad essere demolita su richiesta del Podestà di Milano per poter allargare tutta la strada. Corso Vittorio Emanuele era infatti molto più stretto, come possiamo vedere anche in quest'olio di Luigi Stefani, che dipinge una Milano nebbiosa, oggi evento sempre più raro, almeno nel centro cittadino. Ci spostiamo nel tempo e assieme al pittore Carpanetti ci troviamo nei pressi della piazza, di fronte alla nuova chiesa di San Carlo, con i portici che verranno poi aperti anche su entrambi i lati della strada. La chiesa, con il suo alto e sgraziato campanile e la sua grande cupola emisferica, caratterizzeranno per decenni lo skyline milanese, come vediamo in questi dipinti di Giannino Grossi, Lucio Lecchi, Emilio Gola e Anselmo Bucci. In quest'ultimo dipinto la città sta già crescendo in altezza e il grande palazzo all'angolo con Largo Augusto ha quasi nascosto la cupola. Proseguiamo lungo il corso ed incontriamo ancora Angelo Inganni, che dipinge il palazzo fatto costruire nel 1836 dal conte Paolo Tarsis, all'angolo con via San Paolo, su progetto dell'architetto Luigi Clerichetti. Lo stesso palazzo è disegnato dal pittore inglese William Wilde, che in questa bella tempera riesce a riportare in vita per un attimo questo scorcio di strada, riempiendoci di nostalgie e di rimpianto. Visto che si è fatto tardi e siamo un po' stanchi, cerchiamo una camera presso l'Hotel de la Ville, proprio di fronte alla statua conosciuta con il nome di Uomo di Pietra, dove i milanesi erano soliti affiggere i commenti satirici sugli avvenimenti della vita della città. Siamo nel 1840 e l'albergo è gestito da un signore francese, Giovanni Bayer, che con la sua famiglia lo dirige da più di 50 anni. Viene considerato dalle guide uno dei più lussuosi e cari della città e finalmente potremo farci un bel bagno. La notte, stanchi, ci addormenteremo, sognando la grande cattedrale.